troppo più forti. Le merengues contro il Eintracht Frankfurt. Ad Helsinki sta vincendo 2-0, siamo all'83esimo, quindi diciamo partita in ghiaccio, anche perché sul livello del gioco l'Eintracht si è spento proprio col 2-0 di Benzema, perché nel primo tempo l'Eintracht ha tenuto alta la competizione, si era giocata quasi alla pari, anche se comunque Real Madrid ha creato qualcosa, per non dire altro, però le migliori occasioni ha avuto l'Eintracht nel primo tempo. Kamada parato da Courtois, ecco, mi stavo scordando, il salvataggio di Tuta su Vinicius a porta vuota praticamente, perché Trapp era battuto. Quindi anche Real Madrid poteva andare anche in vantaggio molto prima. Va in vantaggio su un calcio d'angolo propiziato da una grande parata di Trapp sugli sviluppi del calcio d'angolo, però c'è un campanile alzato da Militao, se non ricordo male, nella zona di Casemiro e Trapp. Trapp sbaglia il tempo dell'uscita, arriva Casemiro di testa, l'appoggia dietro a David Alaba che appoggia in rete. Vinicius che ora esce, entra Dani Ceballos e 1-0, 20esimo circa se non ricordo male, e da lì l'inerzia della partita si è spostata a Madrid. E ancora di più nel secondo tempo, quando l'Eintracht sembrava provare a fare l'1-1 con Knauf, che però sbaglia la scelta di tiro e Courtois blocca. Borré oggi oscurato da Militao. E Alaba sicuramente sì, entra anche Rüdiger, incredibile. Dicevo, Borré oscurato, e quindi la migliore occasione, come detto, l'ha avuta Kamada. Lindström, qualche sprazzo, ma nulla di che. Questa squadra senza Kostic, si vede che mancherà molto Kostic della Juve praticamente. E il Real, dicevo, va sul 2-0 col gol di Karim De Dream. Perché si perdono Vinicius, Knauf non riesce a coprire su Vinicius, che la mette in mezzo. Tuta e Ndicka tagliati fuori da questo passaggio per Benzema, che tira, nessuna deviazione, inganna Trapp comunque con la scelta di tiro. Benzema che era andato vicino al 2-0 nel primo tempo non trovando la porta, però su una grande invenzione di Kroos, no, di Valverde, ricordo male. Cross arretrato, Benzema tutto libero, prova a tirare, ma la schiaccia troppo. Attenzione, Benz, mamma. Courtois rischia di dare un corner. No, mi sa che è corner. E vabbè, il canovaccio della partita è questo qui. No, non è calcio d'angolo, infatti. Il Real Madrid è super campione d'Europa, anche vincendo e convincendo. Quindi attenzione a questa nuova stagione europea del Real Madrid, che inizia con un trionfo. L'Eintracht comunque
se la giocherà da prima fascia in Champions League, ma ripeto, Kostic secondo me faceva l'80% della potenza di fuoco d'attacco della squadra tedesca oggi. Poca roba, poca roba. È vero che hanno vinto. Kostic c'era nella finale di Siviglia, se non ricordo male, contro il Rangers di Glasgow. E quindi capite bene che togliendo un top player all'Eintracht è entrato il Pipalario, ma è come se non fosse entrato perché non ha toccato neanche una palla. È entrato Mario Götze, anche lui, poca roba. Questo Eintracht non ha un'anima. Senza Filip Kostic, e anche in Bundesliga l'abbiamo visto perché ha perso 6-1 contro il Bayern Monaco nel weekend. Male male questo Eintracht, lo vedo male. Oddio, non lo vedo. Secondo me in Bundesliga non si qualificherà per nessuna Coppa Europea. Però si deve godere la Champions League quest'anno, secondo me. Poi se non passerà il turno, se non andrà neanche in Europa League, è un'esperienza da fare la Champions League. Eintracht che è più abituata forse a giocare l'Europa League, perché comunque quando la vinse il Chelsea, l'Eintracht arrivò in semifinale, quella con Maurizio Sarri, e perse proprio ai calci di rigore contro il Chelsea perché un certo André Silva, non ricordo male, sbagliò il rigore decisivo, però nulla, 90esimo, manca solo il recupero. Direi che per questo post partita ha senso unico perché Blanco, la partita è stata blanca e forse arriva al 3-0, ragazzi, in contropiede con Rodrigo, niente, l'arbitro Kwiatkowski potrebbe anche fischiare qui la fine, invece dal recupero di 3 minuti, pazzesco, pazzesco. Niente, la mia analisi può finire qui, anche se mi aspettavo forse più spettacolo da parte dell'Eintracht, più spumeggianza, ma dammati. Non è stato così. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella, passate sempre, come dico sempre, dai 6 canali che trovate in descrizione più i vari tifosi channel, perché si inizia il campionato e si riniziano le live a bomba. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi, fate quello che volete. È stato un dominio blanco dal primo al 93esimo. Qui da Daniele Nerazzurro è tutto. A domani con nuovi video.